Benvenuti nel mio canale di cucina. Oggi scopriamo il piacere di impastare con le mani, sperimentando il gusto della farina integrale, che è ricca di fibre e sali minerali e necessita maggiore idratazione rispetto alla farina raffinata. Con la farina integrale mangeremo un pane croccante e fragrante e leggerissimo, che fa meno male rispetto alle farine bianche. In una terrina versiamo 1 kg di farina integrale. Aggiungiamo 750 g di acqua a temperatura ambiente e impastiamo e lasciamola riposare per 30 minuti. Trascorso questo tempo, aggiungiamo 20 g di sale e un cucchiaino di miele. Amalgamiamo questi ingredienti e poi ribaltiamo l'impasto sul piano di lavoro e aggiungiamo 300 g di lievito madre. Lavoriamo l'impasto a lungo fino a che non risulterà omogeneo. Un'alternativa al lievito madre è di preparare il lievitino la sera prima con 200 g di farina più 200 g di acqua tolti dalla ricetta, mescolarli questi ingredienti con 3 g di lievito. Ora dividiamo l'impasto e lo mettiamo in un contenitore, in un portaimpasto. Potete benissimo anche non dividerlo l'impasto e metterlo in una terrina. Non cambia nulla. L'importante è il tempo di lievitazione. Lo lasciamo lievitare per almeno 24 ore. Questo è molto importante perché il lievito madre e anche la farina integrale ha bisogno di più tempo per lievitare. Trascorso il tempo di lievitazione, ecco voi l'impasto lievitato perfettamente. Ora prendiamo l'impasto e diamo forma al nostro pane. Dopo aver dato forma al nostro pane, lasciamolo lievitare per 3 ore. Trascorso il tempo di lievitazione, spennelliamolo con dell'acqua e cuociamolo a 200 gradi a forno statico per 40-45 minuti. Trascorso il tempo di cottura, ecco voi il pane appena sfornato. Una vera delizia! Guardate che pane, bellissimo! Croccante fuori e morbido dentro. Se vi è piaciuta questa ricetta mettete un like e iscrivetevi al mio canale di cucina se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, condividete il video. Io vi aspetto alla mia prossima video ricetta. Ciao ciao da Gian.